Come molti artisti, soci del nuovo Imaia verranno a aprile, c'è stato approvato il DL Rilancio. Questo nuovo decreto prevede alcune misure nuove ed altre sono una proroga di quelle già emanate nel precedente DPCM. In particolare possiamo vedere i punti salienti che possono interessare il settore artistico e tutti i lavoratori dello spettacolo, ma ancor più in generale i soci del nuovo Imaia. Il DL Rilancio prevede la proroga del bonus dei 600 euro anche per i mesi di competenza di aprile e di maggio. Ad oggi le linee guida rispetto alla riproposizione di una domanda non sono esaustivamente note. Sembrerebbe che per tutti coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non sia necessario rinoltrare una nuova domanda. Per quanto riguarda in particolar modo i lavoratori dello spettacolo, l'accesso al bonus prevede che nell'anno 2019 si siano versate almeno 30 contributi giornalieri per coloro che hanno avuto un imponibile fatturato fino a 50.000 euro nell'anno 2019 e almeno 7 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo che hanno fatturato fino a 35.000 euro sempre nell'anno 2019. Siamo appunto in attesa di capire se sia sufficiente aver presentato la domanda nel mese di marzo per non doverla riproporre o diversamente se l'INPS emanerà in tal proposito nuove linee guida. In ogni caso resta fermo che ci sono delle modalità di accesso estremamente facilitate, così come è già accaduto nel mese di marzo. Pertanto, coloro che non sono ad oggi titolari di un PIN dispositivo per poter interloquire con l'Istituto di Previdenza possono facilmente accedere al sito, richiederlo. Lo dovrebbero ricevere direttamente per SMS sul loro cellulare e a quel punto possono inoltrare la domanda. È bene precisare che le modalità di erogazione non sono assolutamente certe. Con questo intendo dire che tutti coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo o hanno già ricevuto il bonus o potrebbero addirittura ancora riceverlo nei prossimi giorni. Pertanto, lo stesso iter tempistico sarà seguito per tutti coloro che presenteranno la domanda per la competenza dei mesi di aprile e di maggio 2020. Un'altra misura importante che può interessare sempre i soci del nuovo Imaie può essere quella della richiesta di un reddito di emergenza. Molti di voi infatti spesso hanno chiamato, si sono messi in contatto con il nostro studio, oltre che con il nuovo Imaie, lamentando di non aver possibilità di non aver avuto possibilità di accesso ad alcuna misura per quanto riguardava il precedente decreto. Invece il decreto rilancio prevede la possibilità di accesso appunto a un reddito di emergenza per tutti coloro in sostanza che non erano titolari di una partita IVA, di una dichiarazione dei redditi, di un rapporto di collaborazione, di una pensione o di una qualsiasi altra forma di sostegno da un punto di vista reddituale. Per richiedere il reddito di emergenza è importante avere un ISEE al di sotto dei 15.000 euro e un patrimonio immobiliare che sia inferiore a 10.000 euro, con un aumento di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare. Un altro importante articolo del decreto rilancio riguarda la possibilità di indennizzo a fondo perduto per tutti coloro che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un calo del proprio fatturato, quindi con partita IVA, pari ad un terzo in meno rispetto al mese di aprile 2019. Questo tipo di domanda dovrà essere presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate a mezzo di un intermediario abilitato, quindi pertanto uno studio commercialista, un qualsiasi intermediario abilitato o un CAF. Questo indennizzo a fondo perduto prevede la possibilità di ottenere da parte dello Stato il 20% della differenza
sul mancato reddito tra il 2020 e il 2019 per coloro che nell'anno 2019 non hanno fatturato più di 400.000 euro. Le percentuali si abbassano per importi superiori fino ad arrivare a un 10%. Comunque, questa è un'altra misura che tra poco sarà possibile, diciamo, porre in essere e ottenere quindi un contributo sui mancati guadagni. Se ricorderete, avevamo parlato la scorsa volta che nel DPCM di marzo erano stati dimenticati nel blocco dei versamenti fiscali e previdenziali gli avvisi bonari. Erano state interrotte soltanto le eventuali rateazioni relative alle cartelle esattoriali. In questo nuovo decreto, il legislatore invece ha inserito anche gli avvisi bonari. Un'altra novità importante è che i mancati versamenti per avvisi bonari, cartelle esattoriali e ogni altro tributo che era in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio è stato posticipato dal 30 giugno al 16 settembre, con possibilità di rateazione anche fino a 5 rate. Le condizioni di accesso alla sospensione di questi versamenti, o meglio, appunto al loro slittamento a partire dal 16 settembre 2020, è che vi sia stata una diminuzione del fatturato pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il DL Rilancio ha trovato modo anche di dare un input a quello che siano i temi di sostenibilità. E in questo caso stiamo parlando dell'ecobonus. È previsto infatti nel testo la possibilità di fruire del 110% di detrazione su eventuali spese di ristrutturazione volte al risparmio energetico. C'è anche la possibilità di avere una detrazione fiscale per tutti coloro che acquisteranno una bicicletta, un monopattino, una bicicletta con pedalata assistita, per una percentuale che dovrebbe aggirarsi intorno al 70%. Dovrebbe, perché questa percentuale in un primo momento doveva essere il 60%, ora dovrebbe essere il 70%, fino ad un importo massimo per il veicolo acquistato pari a 500 euro. Questa facilitazione sarà fruibile nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa all'anno 2020. In tema di dichiarazioni dei redditi, ad oggi non è ancora prevista alcuna proroga per la redazione e dei relativi versamenti. Pertanto, come avevamo già espresso, annunciato ai soci del Nuovo IMAIE, ad oggi i termini per il pagamento delle imposte da modello unico e da 730 sono ancora fissati al 30 giugno, con possibilità di slittamento a luglio con una sovra tassa dello 0,4%.